giornali di oggi nazionali si occupano dello sciopero dei dipendenti della scuola. Io invece, arrivando in ufficio, ho trovato un volantino sindacale in cui si dice che abbiamo rifiutato incontri e che stiamo adibendo personale al controllo della temperatura non di grado adeguato. Allora, due precisazioni molto semplici. Pubblicheremo sul sito la segnalazione dei sindacati di non venire all'incontro da loro richiesta, da noi concesso, come doverosamente occorre, e così i cittadini potranno leggere se è vero che li abbiamo mai convocati o no. Certo, magari ci può essere un maggior interesse a rinviare l'incontro sindacale in attesa di poter ottenere qualcosa di più. Mi auguro che ciò non sia, perché altrimenti si riprende la strada che ha portato in passato questo comune a contrarre debiti col MEF per sanzioni varie. Mi auguro che si sappia ben centellinare quel poco che si ha. Poi, per quanto riguarda le mansioni superiori assegnate a chi misura la temperatura, io stamattina entrando ho visto molto contenta la persona che misurava la temperatura a un grado basso nella scala gerarchica. Ma mi verrebbe difficile pensare a funzionari dirigenti che usano la temperatura, che misurano la temperatura, quindi mi pare che possa bastare, altrimenti significa veramente anche offendere le persone che in realtà svolgono mansioni adeguate al loro grado e con professionalità, quale è quella di misurare col termoscanner la temperatura. Peraltro sono dotate, a differenza di quanto si sostiene in questa lettera, sono dotate di termoscan, di guanti e di gel idoneo alla bisogna. Quindi, sempre parametrando la lettura dei giornali di oggi con le realtà locali, mi viene anche da dire, ma lo faremo in maniera più compiuta nelle prossime ore, mi viene da dire anche per quanto riguarda i beni confiscati nel territorio campano. Questi ritardi riguardavano anche il Comune di Pompei e questa gestione commissariale ha provveduto a mettere a bando, specie nelle ultime giornate, perché prima bisognava anche porre in essere le procedure regolari, e aveva messo a bando un terreno a Messigno, un altro appartamento che potrà essere affittato. Quindi possiamo affermare con tranquillità che nel territorio di Pompei oggi non ci sono beni assegnati al comune dalla criminalità organizzata, sequestrati dalla criminalità organizzata, che non siano stati messi a concorso. In realtà erano anche beni assegnati al comune dal 2015. Abbiamo sanato questo piccolo ritardo. Grazie, ci sentiamo presto per un saluto.